Durante le ultime elezioni a 9 il Movimento 5 Stelle ha registrato ben 3.683 voti. Questo ha fatto sì che il Movimento Netino è diventato il primo partito della città. Ed è per questo che chiede ai responsabili Michele Castrobello e il dottor Nuccio Tiberio perché, cosa significa, ecco, per voi essere il primo partito della città e che impegni avete preso e prenderete nei confronti di Noto. Ed inoltre vorrei chiedervi un chiarimento, un vostro pensiero, una valutazione su quella che è la situazione nazionale. Ma per quanto riguarda la realtà locale, credo che di avere il dovere innanzitutto di ringraziare la cittadinanza per la fiducia che ci ha voluto accordare, e chiaramente è una fiducia carica di aspettative, carica di istanze, certamente per un futuro che sarà difficile. La realtà locale è piena di questioni delle quali noi ci possiamo andare a occupare, tenendo conto che comunque al centro ci sarà una grande questione, insomma, che per noi è stata ispiratrice, ed è quella della questione morale nella cosa pubblica. La questione morale sarà al centro di tutta la nostra attenzione. Detto questo, ci occuperemo come e meglio di prima, a 360 gradi, di questioni ambientali, di questioni di sostenibilità, di questioni grosse come quelle delle discariche di rifiuti che vogliono andare a realizzare in contrada Stallarini, di questioni come quella della tutela e manutenzione del centro storico, delle energie rinnovabili, di cose insomma che se realizzate nell'ambito di una funzione guida da parte della macchina amministrativa possono anche creare occasioni di lavoro. Sicuramente chi oggi governa a Noto dovrà tenere conto di questa forza grande, giovane, dirompente, che sicuramente ha tutti gli strumenti culturali per andare a governare Roma. Naturalmente si ringraziano tutti coloro i quali hanno dato fiducia al Movimento con questi 3.683 voti. È chiaro che non è tutto il nostro merito, perché il merito bisogna darlo anche al Movimento e a Beppe Grillo stesso, che è stato da traino a questi voti. Il Movimento si pone al centro adesso della politica, però non vuole essere additato come responsabile di una formazione di governo. I responsabili sono quelli che ci hanno portato a questo stato, e adesso il Movimento è aperto a qualsiasi governo, pur rispettando i punti principali che sono il cavallo di battaglia del Movimento. Sicuramente ci sarà un accordo con il Partito Democratico, un accordo naturalmente basato sempre sui punti che noi abbiamo chiesto.